Buongiorno agli ascoltatori, Occhio al Caffè, la rassegna politicamente scorrettissima di Libero. Allora, i giornali italiani hanno una nuova grande santa, una santa internazionale, una santa globale, è Santa Kamala. Oggi proprio processo di canonizzazione senza neanche passare dalla beatificazione. Kamala qua, Kamala là, la candidata che farà invecchiare Trump, Trump disperato, Trump rabbioso. Insomma, è una cosa, tutti i kamalisti, tutti i kamalizzati, anzi, vedremo l'espressione a questo punto veramente azzeccata che usa la prima pagina di Libero. Vedremo che sono pochissimi, Libero a parte, coloro che si sottraggono, diciamo, a questo festival celebrativo. Citeremo in positivo tre pezzi del giornale: Mica Lessin, Minzolini, Lutwak, Graziosi sulla verità, e poi tutto il resto è Osanna, è Salmi, Gloria, eccetera. Ecco, forse diciamo sono più cauti su Repubblica Mastrolilli e Garimberti, ma tutto il resto della costruzione di Repubblica, la stampa, neanche te lo dico, Quotidiano Nazionale, Foglio, Domani, Corriere della Sera, è tutta una celebrazione. Allora, facciamo così: serve un antidoto e l'antidoto è abbonarsi a Libero. Allora, prendiamo un minuto, questa rassegna vi viene offerta in modo gratuito, è un prodotto che pare gradito a molti di voi, visti i contatti, le visualizzazioni. Se volete minimamente compensarlo, c'è la possibilità di prendere Libero con le offerte estive che sono particolarmente vantaggiose. Quindi sito liberoquotidiano.it, andate nella sezione edicola digitale, vi si apre la parte shop e lì c'avete abbonamento semestrale a 65 euro, abbonamento annuale a 119, praticamente 0,40 centesimi a copia. Insomma, una cosa francamente molto ragionevole. Le aperture: Libero, le truppe camalate, i Dem italiani in estasi per la Harris, trovato l'ennesimo papa straniero e perdente. Così, le truppe camalate, annotatevelo perché oggi veramente altro che cammelli e cammellieri. Il giornale: bugie, errori e ombre, tutti i dubbi su Kamala. I camalaonti sul tempo, la verità invece c'ha un pezzo di Graziosi, ma il titolo principale è su un'altra cosa che per la verità gira da giorni. Stop a Emiliano che scheda gli studenti non vaccinati. Il governo impugna una contestabilissima norma pugliese. Avvenire, primi sì per Harris. Corriere della Sera, Harris lancia la sfida a Trump. Domani, Harris prepara la sfida a Trump, i democratici compatti su di lei, e questa è la parte celebrativa della copertina di domani. Poi c'è la parte aggressiva, ieri prima puntata, oggi seconda puntata, degli attacchi all'editore di Libero Angelucci, attacchi diciamo che vengono dalla Svizzera dove sta De Benedetti, quindi dalla Svizzera diciamo le truppe de benedettiane all'assalto degli Angelucci. Fatto Quotidiano, tutti dicono Kamala in assenza di meglio. Quotidiano Nazionale, lo scatto di Kamala, qui c'è già lo scatto. Quotidiano Nazionale oggi è sul podio dei giornali più camalati, diciamo. Il Messaggero, Kamala alla conquista dei Dem, e poi siamo al top. America scommessa Harris è il titolo della stampa. E infine Repubblica. Diciamo, qualcuno lo può leggere come un elemento di tifo, qualcun altro di sconforto. Harris corre da sola. Dopo la rinuncia di Biden, la vicepresidente degli USA senza rivali verso la nomination. E da questo punto di vista, i Dem si sono infilati in una situazione in cui come fanno sbagliano, perché se la corsa fosse, come in questo momento non appare, aperta e competitiva, sarebbe una rissa, un pandemonio, un gorillaio che consentirebbe a Trump di dire: guarda, è casino. Se invece, come in questo momento pare, c'è la Harris, solo la Harris, con un sacco di finanziamenti, di sostegni, eccetera, la sensazione è quella di una cosa spintanea e pilotata, è inutile girarci intorno. Quindi, due mali: quale sarà il male peggiore? Non sapremmo dirvi. In questo momento, il male che però pare evidente è questo della
soluzione pilotata. Va bene. Raffica di segnalazioni iniziali da Libero, oggi l'editoriale è firmato da chi vi parla, e parte però da una cosa della quale trovate riscontro all'interno, e cioè una tradizione, oggi Libero Repubblica tra l'altro, la copertina della prima dell'unità del 6 novembre 1980, il 4 si erano tenute le elezioni americane, era stato eletto Reagan. Prima dell'unità, inquietudine nel mondo per l'elezione di Reagan, era inquieta l'unità e spiegava che ci volevano pressanti iniziative di pace. Con chi le facevano queste iniziative di pace? Con Brezhnev, quindi stavano con Brezhnev ed erano preoccupati. E Libero vi ricostruisce come chiunque abbia vinto nel campo repubblicano è stato demonizzato. Demonizzato Reagan, demonizzato Bush padre, demonizzato Bush figlio, demonizzato Trump, quattro figure diversissime, ma tutti demonizzati. Chi invece ha vinto nell'ambito democratico, Clinton, Obama, Biden, cioè, hanno celebrato pure la sconfitta di Hillary, e nel pezzo di oggi si ricorda la notte dei dibattiti in cui tutta una serie di inviati, cioè, si facevano coraggio tra loro, e Hillary ha vinto i dibattiti, però persi. Va bene, funziona così: se vincono i democratici, viva l'America, se vincono i repubblicani è tutto buio. Federico Punzi, pagina 2, molto bene, e spiega proprio il meccanismo che dicevo, cioè tra i due mali sembra prevalere la soluzione calata dall'alto e, diciamo, il senso della operazione della cupola Dem che si è sbarazzata di Biden e mette poi la candidata unica non dà l'idea di una campagna ariosa. Daniele Dell'Orco, appunto, sulle truppe camalate. Il primo è Gentiloni, che 4 anni fa aveva fatto un tweet: mi sto abbracciando da solo perché aveva vinto Biden. Ieri ha tirato fuori la statuetta della Harris, che terrebbe già come una specie di San Gregorio Armeno gemellato con Bruxelles. No, San Gregorio Armeno fa le statuette del presepe, Gentiloni si è fatto il presepe nell'ufficio di Bruxelles, che purtroppo sta però per liberare. Però intanto c'è la statuetta della Harris. Carlo Nicolato sull'ultimo semestre di Biden, presidente bollito, anatra zoppa. Stefanini, molto interessante, sulle reazioni dalle capitali, diciamo, del male. Che tipo di furbizia diplomatica e comunicativa adottano Pechino, Mosca, Teheran? Vi spiega tutto Stefanini. Questioni italiane. Ecco, questo è molto importante. Montesano, pagina 6. Ogni volta che c'è una questione sul governo, eccetera, scatta l'intervista a Busia, l'autorità anticorruzione, presentato come la statua del commendatore del dottor Giovanni di Mozart. Però c'è una risposta a un'interrogazione, risposta data dal sottosegretario Mantovano, che denuncia scarsa trasparenza nelle assunzioni all'anticorruzione. Insomma, c'è un problema. L'altra inchiesta di oggi di Libero, Michele Zaccardi, riguarda l'alluvione in Emilia-Romagna, con un clamoroso sovradimensionamento delle esigenze che era stato fatto da Bonaccini e da tutti i Dem. Poi, in realtà, i soldi stanziati dal governo sono, a quanto pare, capienti rispetto alle effettive richieste delle famiglie e delle imprese. De Leo sulla lite Salvini-Tajani, insomma la situazione storace su Pontida di quest'ottobre con l'anniversario Lepanto. Calessi su, diciamo, un'altra tappa dei decreti delegati legati alla delega fiscale. Dama, molto importante, Libero è l'unico giornale che valorizza una cosa, un progetto assai interessante a mio avviso, è il nuovo caccia da combattimento con una triangolazione italo-britannico-nipponica, e questa è una cosa molto rispetto a quelli che dicono l'Italia anche sul piano bellico solo Francia e Germania. No, esisterebbe una filiera di collaborazioni diverse, atlantiste e al tempo stesso rivolte alla parte del Pacifico non cinese, quindi al Giappone in primo luogo, alle potenze democratiche del Pacifico. Muzzolon, tutti contro tutti per la successione a Sala a Milano. Iacometti, si rende inevitabile un approfondimento sulle disavventure economiche, in qualche caso anche giudiziarie, di De Benedetti, e se ne occupa molto bene Sandro Iacometti. Trovate
un ampio approfondimento su Il Libero, che vedrete oggi Il Libero venderà delle copie in Svizzera. Va bene. Nei commenti, Senaldi, su diciamo, il curioso fenomeno del professor Galli condannato per concorsi truccati e che però il Corriere della Sera pubblica con un pezzo per dire cambiamo la norma in forza della quale sono stato condannato. Specchia sui cortocircuiti di alcuni professori sull'autonomia. Dice, il Sud è spregone, quindi l'autonomia va male. Ma come? Ma che discorso è? Da leggere il professor Luigi Curini, politologo, su Biden, ma pure von der Leyen, di qua, di là dell'Atlantico, le elite scollegate rispetto alla realtà. E poi, forse la cosa più interessante della giornata in assoluto, Alberto Busacca. Allora, i giornalisti aggrediti, il caso Joly, la stampa. Busacca è andato a vedere i dati delle stagioni di governo in cui c'erano PD e 5 Stelle, e il maggior numero di episodi, di aggressioni, eccetera, si è verificato in quella fase. Allora che facciamo? Diciamo che i giornalisti erano aggrediti da PD e 5 Stelle? Questa è la situazione. Gravissimo in Francia, Mélenchon chiede di proibire la presenza della bandiera e dell'inno israeliano alle Olimpiadi. Quindi vedete come antisionismo spinto ai confini dell'antisemitismo e vorremmo dire valicando anche quei confini. E poi due segnalazioni culturali. Molto bene Luca Beatrice su proposte di legge per detassare le compravendite di beni d'arte anche tra privati. Questo è molto importante, all'estero viene praticata un'IVA più bassa. E poi Daniele Priori, grande attesa perché ci sono due nuovi progetti di Clint Eastwood, che ha 94 anni, ma è Clint Eastwood, mica Joe Biden, quindi attendiamo con ansia questi due nuovi progetti. Queste e altre le cose che trovate oggi sul Libero, abbonatevi e sto titolo delle truppe camalate vi fa godere. A parte Libero, quali sono i giornali che mantengono un po' di razionalità critica rispetto alla Harris? Beh, possiamo citare Il Giornale, che fa due buone pagine, la 2 e la 3, Michael Essien sulla storia della Harris, le bugie sui genitori, il flop sull'immigrazione, insomma, quello che non torna nella sua vicenda remota e prossima. Minzolini, che dice, ma il Partito Democratico ha fatto 30, poteva fare 31, non sembra il profilo, dice bene cambiare Biden, ma il profilo della Harris non sembra sufficiente a dare uno shock emotivo alla campagna. E poi Luttwak con l'ombra lunga delle presidenze di Obama e Biden, che in questo caso sono un'ombra negativa, e quindi guardate che dice Luttwak non va bene per Kamala la partenza dell'operazione. E piuttosto interessante è anche Stefano Graziosi, che sulla verità dice guarda che Obama non era contentissimo della designazione della Harris, avrebbe voluto un'altra soluzione, il governatore californiano Newsom probabilmente si adatterà, lo fa capire il suo ex portavoce Axelrod, che ieri sera in TV ha detto arriverà anche Obama, però non è entusiasta. Andiamo a vedere questo passaggio. Che cosa farà quindi l'ex presidente? Continuerà a invocare un processo aperto nella speranza di avere come candidato un proprio fedelissimo, oppure cederà trovando una sintesi con i Clinton? L'improvviso endorsement della Pelosi alla Harris, arrivato ieri sera, sembrerebbe far propendere verso questo tipo di soluzione, anzi forse l'ex speaker sta facendo da pontiere tra i due fronti, quindi tra il clan Clinton e il clan Obama. In tal senso, materia di trattativa sarà probabilmente il secondo componente del ticket presidenziale. Il nome di Newsom o di qualche altro nome gradito al duo Pelosi-Obama potrebbe rispuntare per questo incarico. Quindi Pelosi dice qual è il prezzo per avere anche Obama a bordo. Ma qui finisce la rassegna delle voci critiche. Faremo poi due eccezioni per due pezzi appena più, diciamo, razionali di Repubblica, ma tutto il resto è un peana. Aspetta che ora prendiamo respiro, perché qua ora si va in apnea. Corriere della Sera, pagina 2, Harris celebra Biden, idem la blindano, con lei.
Pagina 3. Pelosi scioglie i dubbi e schiera tutti i big. L'attesa di Obama, ma si unirà fra loro. Pagina 4. A caccia di una squadra con consiglieri e strateghi. Pagina 5. Intervista al politologo Monk. Da moderata anticrimine a progressista può vincere. Quindi, Corriere così. E aspetta che ti arriva, come sempre accade quando Trump può vincere, con diciamo, listato al lutto il professor Panebianco che fa tutta una cosa sull'Europa che sarebbe in difesa, eccetera, che in effetti lo è, ma non è che con le presidenze democratiche la capacità dell'UE di proteggersi sia. Ma Panebianco si mette al lutto perché può vincere Trump. In Italia, in caso di vittoria di Trump, ci si può aspettare l'esplosione di un inedito conflitto, con molti passaggi di fronte, da quello europeo all'antieuropeo e viceversa. Occorrerebbe anche capire, dato il peso delle sue scelte in Italia, come si posizionerebbe la Chiesa cattolica in quel conflitto. Se vince Trump ci attende uno psicodramma, meglio prepararsi. Quindi, il fatto che la diplomazia vaticana sia, ma non da mo', schierata con Pechino non è motivo di preoccupazione, no, il problema è se si incazzano con Trump, così pare bene. E abbiamo sistemato il Corriere della Sera, aspetta che arriva domani, siete pronti? Allora, Harris prepara la sfida a Trump, i democratici compatti su di lei. Pagina 2, i democratici sono con Harris, anche Pelosi le spiana la strada. Pagina 3, qui riesumano Biden che intanto sta nel freezer, non lo notava opportunamente sui social Federico Punzi, ma ti pare che uno fa un annuncio del genere e non c'è un video? No, così surgelato. Però invece Gigi Riva, pagina 3 di domani, ci dice che la nuova vita di Biden può essere decisiva per la vittoria. Quindi Biden, che dopo essere stato scaricato, diventerà un fattore per la vittoria di Kamala. Aspetta, che arriva il foglio dove c'è un numero da Oscar di Cerasa, che fa tutta una cosa con la formula retorica della iterazione, della ripetizione ossessiva di una formula. Bisognerebbe ascoltare quello che Marina Berlusconi dice in privata ai suoi interlocutori su Trump per capire cosa c'è in ballo in America. Bisognerebbe ascoltare quello che Marina Berlusconi dice in privata ai suoi interlocutori sul pericolo rappresentato da Trump, e così 10 volte. Bisognerebbe ascoltare, bisognerebbe. Noi non l'abbiamo ascoltata Marina Berlusconi, però Cerasa ci fa sapere che lui l'ha ascoltata. Allora, telefonate a Cerasa, oppure mandate una mail a Cerasa che vi spiegherà da, diciamo, interprete autentico del pensiero che Marina Berlusconi non ha espresso, però Cerasa lo sa e vi fa intuire che chi è di destra deve odiare Trump. Questo è, diciamo, il teorema Cerasa. E quindi deve augurarsi la vittoria di Kamala Harris. Questo mi pare evidente. Quindi, tra una specie, come ho spiegato ieri sera in TV all'interessata, una specie di Claudia Fusani americana, questa è Kamala Harris, ma diciamo meno dolce e meno accomodante di Claudia Fusani, e Trump, uno di centrodestra, nello schema Cerasa, deve augurarsi la vittoria della Fusani. Molto bene. Aspetta, che arriva il Quotidiano Nazionale. Pagina 2, sono grata a Biden, un'eredità senza pari, e Pelosi la incorona. Pagina 3, e qui si inchioda Trump, che nel 2013 diede 6.000 dollari a una candidatura. Si sa, i finanzieri pagano tutti negli Stati Uniti in termini di donazioni elettorali. Vuole demolire Kamala, ma anche lui nel 2011 la finanziò in California. Poi, pagina 4, le figurine, c'è Kamala, tutti i governatori che potrebbero essere scelti, poi ci vuole. Corriere c'aveva Monk, qui si ritira fuori Alec Ross, un altro reperto obamiano. Lo spin doctor di Obama, speranza e positività contro le urla del tycoon. Così Harris può vincere. Aspetta che arriva il climax con La Stampa. Pagina 1, America, scommessa Harris. Pagina 2, Kamala Sprint. Alberto Simoni, Harris ringrazia Biden, il migliore, e ipoteca la nomination. Boom di donazioni. Pagina 3, Maria Laura Rodotà, quella ragazzaccia indipendente che punta su donne e minori. Cioè, per capirci, questa era figlia di un sovversivo
diplomatico, peraltro proveniente da una famiglia di proprietari di schiavi. Cioè, però invece la Rodotà ce la presenta come una ragazzaccia indipendente che punta su donne e minoranze. La campagna contro di lei sembra poco centrata sulle cose vere, le gaffe, gli errori giudiziari, e molto su notizie false, teorie complottiste, insulti razzisti, sessisti. Secondo i troll trampiani, in un mondo come si deve, una donna così sarebbe a servire in un fast food così. Quindi voi che siete contro la Harris, siete tutti stronzi, siete tutti sessisti, siete tutti misogini, siete tutti razzisti. Ve lo dice con futina rassicurante Maria Laura Rodotà, pagina 3 della... Come la foto è rassicurante. Pagina 4, qui ci vuole lo scrittore, quindi il Corriere c'aveva il politologo Monk, Quotidiano Nazionale c'aveva lo spin doctor Aubameyang Ross, qui c'è Stephen Markley, sentito da Francesca Paci, Trump e Vance sono due imbroglioni, se vincessero sarebbe spaventoso. Aspetta che non finisce qui. Alberto Simoni ci dice che Trump c'ha una paura. Trump, cambio di rotta. Donald adesso teme l'etichetta di candidato più vecchio della storia. Quindi è terrorizzato. Poi Quirico, in caratteri italiani e non cirillici, ci dice che però la Russia sarebbe delusa perché preferiva un avversario più facile per Trump, invece ora la Harris è un avversario difficile. Così, tra l'altro. Ah, e poi si chiude nei commenti con Riccardo Luna, esperto di Internet, ci vuole sempre un esperto di internet che dice che la rinuncia di Joe ha risollevato X, cioè siccome si sono fatti vivi un po' di twittatori democratici, allora improvvisamente X è un posto vivo. Voi sapete anche qui il teorema Twitter. Quando diciamo c'è una fase di entusiasmo per i repubblicani, Twitter è allora come dire la fabbrica delle fake news, cioè quando si risvegliano un po' di twittatori democratici è la festa della democrazia. La sta. Aspetta che proseguiamo su Repubblica, che partecipa anche lei con due sole eccezioni alla festa. Pagina 2, effetto ragazzaccia, dal partito a Hollywood, tutti pazzi per Harris. Aspetta. Pagina 4, Gianni Riotta. Allora, qui dovete... Allora, Riotta ci spiega quali sono i film, i libri e i dischi preferiti da Kamala Harris. Qui siamo proprio al veltronismo spinto. Kamala Harris è californiana, non si vergogna di pensare in termini olistici, yin e yang. Cazzo c'entra? Vabbè, ok, la California sta sulla costa pacifica, ma vabbè, comunque, però, chi siamo noi per contraddire Riotta? Perché l'idea? Yin e yang. In California, voi appena arrivate a Los Angeles, tutti yin e yang. La playlist. Lemonade di Beyoncé, Push It di Salt and Pepper. La classica Aretha Franklin, Young, Gifted and Black, e poi One Nation Under a Groove di Funkadelic, inno elettorale 2020, vedremo se confermato nel 2024. Quindi c'è Gianni Riotta che fa pure il disc jockey di Kamala Harris. Aspetta, poi c'è Massimo Basile che ti dice quanto è cattivo Trump, insulti per delegittimarla, Trump rispolvere la strategia anti-Hillary, e poi il politologo Larry Sabato. Senza Joe il tycoon è spacciato, quindi già, aspetta, segnatevi, pagina 9 di Repubblica, Trump è già spacciato, spacciato, c'è scritto, il tycoon è spacciato. Va bene, ci sono solo due firme su Repubblica più sagge, diciamo, devono essere quelli che hanno scambiato qualche parola col direttore Molinari, che conoscendo bene gli Stati Uniti forse avrà suggerito cautela. Paolo Garimberti che firma un commento ragionevole, l'incognita Kamala e ricorda tutte le criticità, la mala gestione del dossier immigrazione, i sondaggi non buoni, e anche Mastro Lilli che a pagina 3 dice, vabbè, è forte su aborto e legalità, ma è vulnerabile sull'immigrazione. Ma a parte questo, è tutta una festa. Veniamo alle cose italiane, le tensioni dentro il centrodestra tra Forza Italia e Lega con Fratelli d'Italia a mediare, ricorderete la nota dell'altro giorno del vice capogruppo Speranzone che diceva dai, cerchiamo di stare tranquilli. È preoccupato Alessandro Sallusti che diceva guarda però il quadro europeo è lo stesso di qualche mese fa, perché dovete litigare oggi se non litigavate prima? Descrive invece non con preoccupazione ma diciamo con
critica politica piuttosto esplicita, Antonio Polito, Europa, Trump e liti tra alleati, perché per la prima volta Georgia rischia di inciampare. Quindi Polito, diciamo, descrive, ecco, con lente di ingrandimento quello che preoccupa Sallusti e rispetto al quale Sallusti cerca invece, diciamo, di placare gli animi. Il professor Campi si applica alla stessa materia sul Messaggero e dice: ma perché dovete portare a Roma i problemi di Bruxelles? Proprio perché politica europea e nazionale non coincidono, non è una buona idea utilizzare la prima per regolare i propri conti nella seconda. Torniamo così a quel che sta accadendo nel centrodestra. Se si hanno problemi a Roma, con i propri alleati al governo in questo caso, perché non se ne condividono le scelte programmatiche o perché si è alla ricerca di un diverso ruolo per sé, inutile immaginare di poterli risolvere utilizzando Bruxelles come pretesto polemico. Quindi, dice Campi sul Messaggero, qualcuno usa la questione Bruxelles come, diciamo, corpo contundente per dare in testa le cose agli alleati a Roma. Ma se, diciamo, Sallusti, Polito e Campi, con nuance e sfumature diverse, diciamo, pongono il tema di Bruxelles come fattore divisivo a Roma, o comunque l'uso delle differenze a Bruxelles come arma di polemica a Roma, Stefano Folli accosta la questione europea a un oggettivo schiaffo che l'Italia ha subito da Stoltenberg. L'Italia aveva chiesto e ottenuto che la NATO prevedesse un inviato per il fianco sud, quindi per il Mediterraneo, e però Stoltenberg in articolo mortis ha scelto uno spagnolo, scelta peraltro assai discutibile. Mediterraneo vuol dire anche Israele, e tu che fai? Scegli uno dell'unico paese che ha riconosciuto la Palestina, è un dito nell'occhio a Israele. Però Folli dice: guarda che questo ti segnala un problema per l'Italia, esattamente sul fronte dove Meloni era stata più brava, cioè la politica estera. Non c'è un nesso diretto tra i due episodi, voto von der Leyen e nomina NATO, eppure una certa opinione pubblica tende a collegarli. Quantomeno l'impressione generale è che l'Italia sia un po' in affanno proprio nel campo in cui si sentiva più forte, la politica estera. Il rapporto con Biden ora fuori gioco, l'aver individuato un ruolo proprio nella proiezione verso il fianco sud dell'alleanza, in vista di quelle coste dell'Africa settentrionale destinate ad assumere un profilo via via maggiore nelle intenzioni del governo. La guerra ai clandestini, certo, ma anche il famoso piano Mattei da rendere concreto. A tutto c'è rimedio, si potrebbe dire, ma una questione politica di fondo rimane. Una maggioranza che si divide sull'Europa e sulla NATO non è un fattore di stabilità, non offre quelle garanzie che finora sono state il punto di forza di Meloni agli occhi di partner e alleati. Tanto più che un altro interrogativo è legittimo per quanto riguarda la NATO. Quanto ha pesato nella decisione di Stoltenberg la presenza nel governo italiano come vice premier di un filo Putin quale Salvini, nonché di alcuni personaggi da lui portati nel Parlamento europeo? Forse poco, ma di sicuro non ha giovato. Anche perché il calcolo abbastanza modesto del capoleghista accreditarsi presso Trump come amico dei russi assomiglia a un fallimento annunciato. Il probabile futuro presidente non ha bisogno di un medio piccolo partito italiano per tessere una tela internazionale. Sta di fatto che alla presidente Meloni tocca riparare in fretta la lacerazione della sua maggioranza, ci si attende quindi da Meloni uno sforzo di mediazione per certi aspetti, ma soprattutto un colpo d'ala per rimettersi in gioco prima che sia tardi. Così Folli su Repubblica. Tre segnalazioni conclusive. Buona intervista sulla stampa di Francesco Vaia, che è direttore generale della Sanità, e che fa finalmente delle dichiarazioni ragionevoli sul Covid, i pericoli autunnali. Cioè, calma, non c'è da fare disastri, non c'è né da mettere obblighi né da stringere niente, tranquilli. È possibile che in autunno sia consigliabile per le persone anziane e fragili la vaccinazione, ma senza obblighi deve valere il principio della libertà. Come ho sempre detto, occorre puntare sulla libera scelta del cittadino. Oh, bravo professor Vaglia, e finalmente un po' di ragione. Vedremo se ricomincia invece la giostra dei virologi tremendisti. Intervista con un tasso di profondità che altre volte non c'era, almeno io non avevo colto, di Ignazio La Russa a Francesco Verderami sulla questione fascismo e La Russa, anche con osservazioni appropriate, dice: guarda che
pure Almirante aveva aperto a personalità afasciste e in qualche caso antifasciste. E poi Tatarella, il ruolo di Tatarella che non voleva più sapere di gesti nostalgici, eccetera. Quindi, diciamo, Fiuggi come compimento di un percorso che veniva da dietro. E il rapporto di La Russa stesso con la comunità ebraica a Milano, una bella intervista. Occhio però perché La Russa sarà inchiodato a questa risposta. La domanda è: allora perché non accetta di definirsi antifascista? Risposta: perché non accetto di rispondere con una scimmietta ammaestrata. Mi riconosco nei valori della libertà, del rifiuto del razzismo, dell'antisemitismo, seguo i dettami della nostra Costituzione. Per difendere i diritti garantiti dalla Carta sarei pronto a dare la vita. Però, insomma, non si definisce antifascista. Nella chiave dell'intervista, a me pare un'eccellente intervista. E non lo abbiamo detto in altre circostanze per La Russa, per capirci, le battute fatte male su Via Rasella, anche avendo ragione, parve dare un'idea ridanciana, eccetera, senza, diciamo, tante personalità, da Montanelli a Pannella, polemizzarono contro i gappisti sull'episodio di Via Rasella, ma con un senso tragico che La Russa non ebbe. In questo caso l'intervista mi pare appropriata nei toni, vedremo quanti da sinistra invece polemizzeranno solo su quella risposta. E invece è il fascismo, allora l'aggredito da Casa Pound scrive sulla stampa, si chiama Andrea Joly, probabilmente non va bene quello che ha subito, e intervista Gianrico Carofiglio, che dice: non basta condannare la violenza, c'è un clima, sì, la Meloni ha condannato, però poi Carofiglio, che è anche ex magistrato e giallista, trova il colpevole. Chi è il colpevole? Trump. Eccolo. Domanda Joly, fa i nomi? E Carofiglio li fa. Oggi viene del tutto naturale pensare al campione del mondo della violenza linguistica, Donald Trump. È il simbolo di questo punto di congiunzione tra umori cattivi, violenza verbale, bisogno di rivalsa e creazione di capri espiatori. Tutto sfocia nell'autorizzazione implicita ma inequivoca alla violenza fisica. Quindi è Trump che ha autorizzato. Ve lo dice Carofiglio, è certificato dalla stampa che nelle altre pagine celebra Kamala Harris e vi dice che Trump è spacciato. Finisce qui la puntata di oggi di Occhio al Caffè. Non dimenticate di prendere Libero. Oggi per abbonarvi, sito liberocotidiano.it, sezione edicola digitale, sezione shop, offerte 40 centesimi al giorno. Buona giornata.